Lingue a ogni albero appendo, che gentilezze dicano, sussurra Shakespeare. Imploro grazia dagli alberi estivi, risponde Emily Dickinson. Questi alberi saranno i miei libri. Sulla loro scorza io scriverò pensieri, insiste il primo, cui fa eco Orlando, che legge sugli arboscelli il nome dell'amata perduta e perde il senno. Chiude questo dialogo immaginario Erminia tra i pastori, che dice: in voi serbate questa dolente storia, amiche piante. Alberi che incorporano, registrano, custodiscono, testimoniano grandezze di sentimenti, follia, creazione, lotta, crescita, memoria. Hanno fibre che si fanno carta. Le stesse fibre si fanno palcoscenico. Ma sono già da prima dei libri magici e palcoscenici inimmaginabili con la loro presenza e la loro storia. Alberi. Nella scorsa stagione le città erano i nuclei del racconto delle stagioni teatrali. Oggi ci sono alberi monumentali a parlare, con i loro 15 sensi, con lo sguardo delle foglie che si agitano, ma soprattutto con la voce della linfa che li attraversa nel viaggio della fotosintesi e il ritmo di crescita del tronco. Se vediamo i nostri spazi dagli occhi degli alberi, che ne sono magici custodi, vediamo gli attori ammirati con gli occhi di un faggio, le parole dei testi memorizzate da una quercia, o il salice, che di certo conosce la storia di Ofelia, intento a ricordarci quanto siamo vittima delle circostanze e quanto basti allargare l'orizzonte visivo per comprendere che siamo parte di un tutto. Ogni teatro ha un legame invisibile con il luogo, e gli alberi, che segretamente si prendono cura di quel legame, costituiscono una comunità, gemella di quella teatrale. Il latino liber, parola per dire corteccia interna, rimanda al libro e alla protezione della libertà, di quel processo della fotosintesi che, come fanno i libri, trasporta vita, conoscenza, informazioni e trasforma il grezzo in elaborato. La forza gravitazionale esercitata dall'acqua e il magnetismo del legno del palco, la potenza della poesia e la visione delle sequoie, il verde, il rosso e l'animale nascosto, e come non pensare agli uccellini di San Francesco che trovano casa su un leccio. E poi il midollo del tronco e l'idea generatrice, gli anelli di accrescimento e le stagioni che sviluppano la storia di un teatro. Ecco, un gioco di specchi tra alberi e teatro. Come una goccia di pioggia appesa a un ramo, i proiettori su un'americana sospesa su un palcoscenico ci mostrano un riflesso di un mondo, ribaltamento della vita. Questo grande teatro, l'universo, mostra drammi ben più dolorosi della nostra recita. Ma è anche vero che tutto il mondo è una scena e gli uomini e le donne sono attori. Tutti i problemi della vita in milioni di anni di evoluzione, le piante li hanno già visti, hanno già vissuto tutti questi drammi, risolvendo di volta in volta gli enigmi che ne ostacolavano il cammino. La gravità noi la subiamo, loro la interpretano. Allora specchiarsi diventa non solo necessario, ma obbligatorio per imparare a interpretare. Farsi attori, autori, prendendo esempio da loro, dagli alberi, che scavano nella terra e puntano al cielo. Devi accendere la videocamera. No, è accesa, guarda. No, non è accesa. Adesso? 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 Adesso sì, ti vedo. È una presenza spirituale. No, ma che spirituale? Carnale, carnalissimo, anche molto caldo, solo che invisibile. Ma cosa stai dicendo? Che Lorella non sta piangendo. Oddio, ma cosa sta facendo? Perché dico, cosa c'è di tanto grave fra voi due? Non me ne avevi mai parlato. No, non te l'ho mai detto.
siamo particolarmente felici di fare a Todi questo spettacolo, perché Todi ci ospiterà nella settimana precedente per il riallestimento dello spettacolo, che l'altro anno ci ha dato grandissime soddisfazioni. Sarà la prima rappresentazione di una lunghissima stagione, che è la seconda stagione di Perfetti, che andrà avanti poi fino ad aprile. Quindi vi aspettiamo, siamo felicissimi di avervi. Spegnete i cellulari quando sarete lì dentro. Ci vediamo il 17 dicembre alle 21 al Teatro Comunale di Todi. A presto, un saluto dal cielo. Noi non vogliamo che usciate di qui stasera rinfrancati nelle vostre certezze. Questa storia vi riguarda. E saremo proprio noi, vogliamo essere proprio noi a farvi sentire più chiaramente il perché. Quindi vi chiederei di lasciare che i nostri corpi, che forse sono inaspettati per questi ruoli, puliscano gli occhi per accompagnarvi nel vostro stesso abisso. Sono le ore che precedono la registrazione della trasmissione di punta di una televisione privata. L'arrivo degli ospiti che si esibiranno, quel caravanserraglio di varie umanità che spasima per un attimo di notorietà, ci parla di qualcosa che tutti noi conosciamo. È il mondo dei sogni, il mondo delle televisioni, che in questo lavoro di Fellini diventa estremamente umano e reale. In quel contenitore abbagliante, pieno di tipi strani, buffi, si aggirano spaesati Pippo e Amelia, Claudio Casadio ed io, che interpretano Ginger e Fred, che hanno danzato nel tempo tanti anni prima Ginger e Fred, aspettano di entrare in scena per ritrovarsi e ritrovare il loro mondo fatto di musica, di grazia, ma quel mondo non c'è più. Thank you.